faccia. Si vedono, sorridono e piangono di gioia. Eliau è un sopravvissuto all'olocausto, pensava di aver finito le lacrime ed era convinto che tutta la sua famiglia fosse morta nelle atrocità dei campi di concentramento tedeschi. Invece, a 102 anni, ha conosciuto Alexander, il nipote che non sapeva neanche di avere. Sono felicissimo, dice. È la prova che non è mai troppo tardi. Le persone possono sempre trovare ciò che stanno cercando se ci provano abbastanza intensamente. Il nipote, Alexander, vive in Russia, ha 66 anni ed è figlio di suo fratello, un fratello che la terribile storia degli anni nazisti ha diviso. A 24 anni, infatti, Eliau scappa da Varsavia e lascia la sua famiglia, madre, padre e due fratelli gemelli. Durante la Seconda Guerra Mondiale i genitori e un fratello vengono deportati nei campi di sterminio, dove muoiono. Ma l'altro fratello riesce invece a scappare, andando a finire in un campo di lavoro in Siberia. Per tutta la vita, l'anziano Eliau è stato convinto che fossero tutti morti, che nessuno della famiglia fosse sopravvissuto. Ma poi, l'ente israeliano per la memoria della Shoah lo mette in contatto con Alexander. E queste immagini raccontano più di ogni altra parola.